Era un sogno che magari avevamo in tanti, che si ambiva, ma è sempre stato difficile. Riusciamo ad ottenere veramente una Coppa del Mondo a Livigno, grazie anche al fatto che a Milano, per problemi di costi energetici, hanno rinunciato alla tappa di Coppa. Noi abbiamo dovuto fare una gara contro il tempo per farci trovare pronti. Davanti a Livigno mi sembra che sono tutti abbastanza contenti e molto motivati per questo. Io sono contentissimo perché veramente era un sogno riuscire ad avere una Coppa del Mondo a Livigno e adesso avere la data e che c'è veramente al 21 e 22 di gennaio è una bellissima cosa. Una pista decisamente più corta di quella che verrà predisposta a dicembre per la Sgambeda, ma non meno impegnativa. La gara che ci è stata assegnata è una gara sprint a skating. Abbiamo voluto mettere una pista veramente spettacolare, in un certo senso non c'è una pista come quella che abbiamo messo noi in Coppa del Mondo nel mio passato di ricordi, non c'è una pista simile. È una pista che, prima roba, è dura per gli atleti perché sei a 1800 metri di quota. Verrà realizzata tutta qua nella zona dove siamo adesso, su un anello che avrà l'arrivo con un rettilineo lungo in salita qua sull'arrivare, quindi a livello di spettacolo sarà bello. Penso che è bellissimo anche per la gente del posto, perché da vedere la vedi veramente tutta, per i turisti che ci saranno e per i veri appassionati di sci di fondo. Nicolas, al di là degli azzurri, qui ci vorrebbe una convocazione speciale, magari di qualche atleta locale. Cosa dici? Ci si può lavorare? Sarebbe bellissimo anche perché comunque gara in Italia il contingente è più alto. Quello sta loro, penso che a livello di motivazione è bellissimo perché la gara ce l'hai qua. Diciamo che le temperature un po' più rigide delle ultime notti hanno consentito la produzione di una parte di neve artificiale che consente appunto di allungare l'anello della pista. Nei giorni scorsi abbiamo visto che questa è molto frequentata da parte di numerosi fondisti, segno che l'interesse per la neve ad inizio stagione è immutato rispetto agli anni precedenti e quindi riuscire a fornire per quanto possibile una pista un pelo più lunga sicuramente va a beneficio di tutti quanti i nostri ospiti. Qual è la modalità di utilizzo della pista di fondo? Allora, la pista da fondo in questa fase in cui c'è solo questa pista che definiamo tecnica può essere utilizzata in base alle fasce orarie dalle diverse categorie, per cui nella prima fase della giornata fino a mezzogiorno può essere utilizzata da parte delle squadre agonistiche con dei criteri di priorità che poi sono ben specificati nel regolamento, mentre invece la fruizione da parte, diciamo, dei turisti o comunque non dei professionisti degli agonisti può essere fruita nel pomeriggio. Tra l'altro, prima di fare la Coppa del Mondo di sci nordico avremo anche la Sgambeda il 18 di dicembre sul percorso originario di 30 km, per cui avremo prima di tutto da doverci imbarcare in questa avventura sulla quale sarà assolutamente fondamentale avere la disponibilità della neve naturale.